Oggi ho preparato per voi la cheesecake con caramello salato e granella di noci. Scopriamo come l'ho realizzata e quali sono gli ingredienti che ho utilizzato. Gli ingredienti per realizzare la nostra cheesecake al caramello salato sono 180 g di biscotti secchi e 100 g di burro per la base. Per la cheesecake vera e propria utilizzeremo 300 g di formaggio fresco, 200 g di panna acida o di yogurt greco magro, 120 g di zucchero, 2 uova intere, 3 cucchiai di farina 00 e dell'estratto di vaniglia. Per la copertura e quindi per la realizzazione del caramello salato usiamo invece 200 ml di panna fresca liquida, 160 g di zucchero, 80 g di latte e mezzo cucchiaino di sale. Per decorare utilizzeremo 30 g di granella, di noci, pistacchi, mandorle o nocciole come preferite. La prima cosa che andiamo a preparare è il caramello salato, che ovviamente ci richiede un tempo di preparazione abbastanza lungo. Come primo step mettiamo nel boccale il latte e lo zucchero. E andiamo ad impostare 4 minuti a 60 gradi, velocità 2. Diamo il via. Adesso aggiungiamo la panna ed il sale. Rimettiamo il tappo ed andiamo ad impostare 50 minuti, quindi un tempo di cottura molto lungo. 50 minuti, velocità 1 a 100 gradi. E diamo il via. Ci vediamo tra 50 minuti. Adesso, trascorsi 50 minuti, togliamo il tappo, misurino, mettiamo il cestello per evitare ci siano schizzi ed impostiamo 10 minuti, 120 gradi, velocità 3. Ci vediamo dopo. Il tempo è trascorso, andiamo a togliere il coperchio, vediamo il nostro caramello, lo mettiamo in una ciotola per farlo raffreddare in modo che diventi ancora più denso. Vedete, ancora non è densissimo, ma raffreddando si aumenterà la consistenza. Adesso vado a lavare il boccale perché procedo alla preparazione della cheesecake. Adesso procediamo alla preparazione della base. Quindi prendo i miei 180 g di biscotti secchi e li vado a mettere nel boccale. Dopodiché imposto 10 secondi, velocità progressiva da 1 a 10. Aggiungo il burro che ho fatto fondere in un pentolino sul fornello. E vado ad impostare 10 secondi a velocità 4. Nel frattempo avrò foderato il fondo di una tortiera a cerniera di 22 cm di diametro con della carta da forno e andrò a spalmare su la tortiera il mio composto. Lo compatterò bene
e una volta che l'ho ben distribuito e compattato, lo vado a mettere in frigo dove resterà per circa mezz'ora. E nel frattempo andrò di nuovo a lavare il mio boccale perché preparerò la crema di formaggio. Ecco qui pronta la base, la metto in frigo e ci vediamo tra mezz'ora. Il boccale è lavato, adesso procediamo alla preparazione della crema di formaggio, molto veloce in quanto metteremo tutti gli ingredienti insieme. Quindi mettiamo zucchero, formaggio fresco, panna acida o yogurt greco a seconda di quello che avete deciso di mettere, uova, farina e poi l'aroma vaniglia. Metto tutta la fialetta, metto solo qualche goccia. E andiamo ad impostare un minuto a velocità 3. Vedete, è un procedimento velocissimo. La crema è pronta, adesso la metto in una ciotola in attesa che si raffreddi la base in frigo per potercela spallare. Vi faccio vedere la consistenza. Deve essere abbastanza cremosa, ma molto molto fluida, vedete? Tipo una crema pasticcera, per intenderci. Ci vediamo tra mezz'ora per vedere come la spanno sulla base. Ho tirato via la base dal frigo, adesso vado a mettere la crema di formaggio e la distribuisco uniformemente sulla base. Intanto il forno si sta preriscaldando a 170 gradi. Livello la superficie della torta e metto a cuocere per circa 35 minuti. Abbiamo sfornato la nostra cheesecake. Adesso, finché è ancora calda, andiamo a versare la salsa di caramello salato sulla sua superficie e andiamo a spalmarla in maniera molto delicata fino a ricoprire l'intera superficie della torta. Lo strato non deve essere molto spesso, altrimenti il gusto è troppo forte. Deve essere uno strato molto molto sottile. Ecco ricoperta la nostra cheesecake, adesso la facciamo freddare. Quando sarà fredda la metteremo in frigo per circa 4 ore, dopodiché una volta tolta dal frigo procederemo alla decorazione con la granella. Ci vediamo dopo. Ho tirato fuori la mia cheesecake, l'ho tolta dallo stampo e l'ho decorata già con la granella di noci, pronta per essere affettata. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta potete mettere un like a questo video, potete iscrivervi al nostro gruppo Facebook Mestier Cuisine Connect Plus Italia dove trovate queste ed altre ricette. Potete seguirmi sul mio sito internet www.mestierricette.it ed iscrivervi a questo canale YouTube In Cucina con Mestier per guardare tutti i miei video. Buona cheesecake!